Quali sono state le emozioni che ti ha suscitato la prima partita con questa maglia? È un'emozione, diciamo, diversa, no? Perché non me l'aspettavo che venivo qua a giocare, capito? Non ero abituato qua, i primi anni in Italia, quindi lontani dalla famiglia. Ma sono stato molto felice, poi l'abbiamo vinto la partita e sono stato felice. E tornerei un attimo a parlare anche del periodo che sta vivendo lo Sporting Sala Consilina. Come ti spieghi questo periodo di flessione? Allora, è un periodo, diciamo, un po' difficile, ma di tutto quello che abbiamo fatto in quest'anno in campionato sono contento, diciamo. È una squadra neopromossa, una squadra con tanti giocatori che non hanno mai fatto la Serie A, una squadra dei giovani, quindi penso che l'abbiamo fatto, potevamo arrivare più lontano, sì, ma questo serve pure di esperienza, capito? Un anno così, che pure penso che la prossima per noi giocatori sarà ancora più bella. La prossima partita vi vedrà affrontare proprio un avversario che è bisognoso di punti in ottica play-out specialmente. Vi è il rischio di non approcciare al meglio questo match per via proprio delle poche motivazioni? Allora, io penso che questa settimana abbiamo fatto una settimana molto forte di allenamenti, quindi penso che domani arriveremo molto preparati per giocare questa gara. E domani per noi sarà una finale, no? Dobbiamo vincere per forza, dobbiamo portare 3 punti a casa per continuare questa lotta per playoff. E cosa può attingere la squadra da questa stagione, da questa prima stagione che è stata a dir poco ottima, direi, viste le aspettative di inizio stagione? E soprattutto, sarei ancora un giocatore dello Sporting Sala Consilina? Allora, di questa stagione possiamo, diciamo che è l'esperienza delle partite di un livello molto alto, di intensità, tutto questo. No, tanti giocatori della nostra squadra non erano abituati a giocare una partita così. Siamo una squadra, diciamo, giovane per la Serie A, ma penso che l'esperienza, tutto questo conta molto, no, per noi giocatori. Per la prossima speriamo di fare una grandissima squadra per arrivare più lontano con questa maglietta e con questa città che merita tanto. Quindi sarei ancora il capitano dello Sporting la prossima stagione? Speriamo di sì. Va benissimo, Leonardo. Ti ringrazio ancora per il tempo e ti auguro una buona Grazie. giornata. Ciao. Grazie, grazie. Ciao. Buona giornata.